Mi chiamo Adele Pandolfi. Buonasera. Buonasera. Disteso a bocca spalancata, sotto l'accecante aureola, le dita che stringono braccioli mi offrono l'operazione. In primo luogo, ai multipli colpi d'ago dell'anestesia locale. La gengiva e la polpa della mia guancia mi danno l'impressione del puntaspilli irsuto che i sarti portano al polso sinistro. Il dottor Ardoise punge generosamente e silenziosamente, dietro la sua maschera verde acqua e la cuffia da bagno trasparente, la stessa che ha affibbiato anche a me, mascherando in tal modo i tratti mediterranei che ne fanno, anche per la statura, il sosia di Tom Cruise. Lui lo sa, la sua assistente, Brigitte, giovane biondina dalla silhouette agile, freme sotto i suoi gesti e i suoi occhi, è piena di partecipazione con le numerose pazienti, pochissimi uomini, donne, 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 al punto che la sala d'attesa potrebbe essere quella di un ginecologo, ma chi si cura della seduzione ora che sono tra le mani del Narciso, che si osserva persino nei muri laccati di bianco del suo studio. Alla prima goccia di sangue, al primo sapore di emoglobina in bocca, prego San Gennaro, il mio santo patrono, di proteggermi. Lui che a Napoli da ormai 7 secoli compie miracolo, speranza e gioia con il suo sangue liquefatto, e fremo dal dolore. Nel buco del 37 che è appena forato, il dottor Lardoise comincia ad avvitare il primo innesto, così agevolmente, come se si trattasse di una tavola d'abete, una vite a testa piatta di metallo spento. Titanio è il meglio in circolazione. Titanio, marca Nobel. Il premio Nobel nell'osso della mia mandibola, ben conficcato a circa 2 millimetri dal nervo dentale che, se fosse appena appena toccato dalla vite, mi paralizzerà la faccia in un ghigno buono per essere colpito al tiro al segno della Foire du Trône. Sono sempre disteso che è una meraviglia, quasi piatto, la bocca tra il soffitto e la mezza maschera, ben aureolato. Brigitte mi pompa con un piccolo aspiratore gommoso affusolato, saliva imbrattata di sangue e sangue imbrattato di saliva. La mia camicia è ricoperta dal mento all'ombelico da 3 strati di asciugamani verde acqua. All'improvviso tutto sembra accelerarsi, movimenti del dentista, ordini in cifre. Il 7 no, non questo, l'8, proviamo il 13, presto per favore. A Brigitte che salta da un tassetto all'altro, il petto appiattito diventa una cassetta degli attrezzi, vi vengono gettati sugli asciugamani pinzi e fresi in quantità, addirittura cacciavite, fino al solito introvabile strumento che non vuol saltar fuori dai sacchetti sterilizzati, rabbiosamente strappati gli uni dopo gli altri, svuotati su di me dal mento all'ombelico. Ora strapuzzo gli occhi che tenevo chiusi per attendere altrove nell'immaginazione che tutto questo passasse e mi sforzo di seguire il più da vicino possibile il terribile maneggio. Il dottor Lardoise mi ringrazia della pazienza e sussurra incidentalmente a voce quasi bassa che questo non gli è mai successo. Preso da un'inspiegabile frenesia dopo aver scavato un altro buco nella mia mandibola, si è messo ad avvitare l'innesto Nobel del 36, come se volesse attraversarmi la mascella, come un meccanico ebbro di ardore che, distratto da un pensiero lubrico, avvitasse fino a rompere il passo della vite. Non capisco, o il suo osso è troppo duro, o l'innesto aveva un difetto. Adesso è incrinato, bisogna assolutamente che lo tiri fuori. Si è fermato a 0,5 millimetro dal nervo. Nonostante tutte le punture per addormentare la regione dell'operazione, il dolore, come sotto uno scricchiolio imminente dell'osso spezzato da un cuneo, allo stesso modo di un ceppo, si fa più vivo. Ha perforato a sufficienza l'osso in larghezza prima di avvitare l'innesto che si impiglia così alla mia mandibola? Per cercare di distendermi in questa atmosfera pesante di sangue, di schegge d'osso e di sudore, me lo immagino che consiglia una puntura di Decadron, come per la coppia in coito che, in seguito a una dilatazione contrazione lampo del collo dell'utero, incastra il glande sotto il frenulo teso fino a rompersi e impedisce con molto dolore una separazione naturale alla fine degli orgasmi. Avvitati da un cazzo Nobel.